Nelle case, dove la prima luce si fa strada a fatica, le donne sono rimaste già sole, protagoniste di quell'umile e quasi segreta vicenda che è il lavoro domestico. Il rito più attento e importante è quello della cottura del pane. Esso conclude una fatica che si è iniziata fin dalla sera precedente e ha richiesto una lunga veglia notturna, durante la quale è stata lavorata la farina e preparata la lievitazione della pasta. In queste comunità di pastori, gli uomini stanno lontani da casa per settimane, anche per mesi. Il pane che si fa per loro deve conservarsi per un tempo così lungo. Perciò esso viene confezionato in forme grandi ma molto sottili, che, divise in due strati e sottoposte dopo questa ad un'altra cottura, diventeranno delle sfoglie croccanti che manterranno inalterati per molti giorni il loro gusto e la loro freschezza. L'economia del paese è tutta legata alla terra. Al mattino, perciò, tutti quelli che lavorano lasciano le loro case e si avviano verso i campi, all'aratro, al gregge, all'ovile, punteggiando della loro operosa presenza le valli silenziose e i grandi boschi. In poche regioni d'Italia ormai, come in Sardegna, sopravvivono questi spazi aperti, questi paesaggi intatti. Qui la febbrile attività dell'uomo non ha fatto ancora sentire la sua influenza. Qui sopravvive una civiltà arcaica, pastorale, regolata su leggi antiche e quasi immutabili. Qui il contatto con gli aspetti più vivi della natura è più forte e diretto, e la sua voce domina assoluta il grande silenzio. Queste comunità di pastori, l'anno e il lavoro vanno, si può dire, d'un passo uguale e parallelo. Così il momento centrale della primavera è la tosatura. Anche qui il lavoro è originario, essenziale. Il pastore maneggia i suoi mansueti animali con una sicurezza in cui sembrano fondersi e contemperarsi abilità e delicatezza. Da questa operazione nasceranno i vestiti e i cappotti degli uomini, i costumi pesanti delle donne, le coperte e i tappeti della casa. Così il gregge, ricchezza dei poveri, offre al pastore tutte le sue risorse per aiutarlo in questa lunga fatica che è per lui non solo il lavoro, ma la stessa vita di ogni giorno. In questi paesi, quasi arroccati nel cuore più antico della Sardegna, è la stessa limitatezza dell'economia che detta i bisogni e ne fissa limiti inesorabili. Così ogni possibilità viene messa a frutto. Così tutti sono chiamati a offrire il loro contributo, arricchendo la povertà della vita con una pazienza e un'abilità che derivano da una lunga tradizione. Restò in casa e filò la lana, dicevano delle matrone di segnalate virtù, i romani del buon tempo antico. Nelle comunità contadine, che hanno conservato intatti i costumi attraverso il mutare dei tempi,
Le donne restano in casa e filano la lana. Il fuso, il pennecchio, la conocchia, nomi leggermente arcadici e desueti, sono gli strumenti della vita di ogni giorno, di un lavoro inalterato. In Sardegna l'autunno non è una mezza stagione come la primavera, che passa rapida e svanisce. È anzi un tempo lungo che sfuma lentamente verso l'inverno. In questo lento immalinconirsi della stagione, la casa ridiventa davvero il riparo dell'uomo. E anche sulle porte dei caffè i pigri discorsi di ogni giorno si fanno più brevi. È in momenti come questo che la civiltà pastorale rivela la sua più nitida immagine di fissità. Per il pastore questi saranno i mesi più difficili. Bisogna lasciare il paese e scendere dalle montagne che fra poco si faranno fredde e inospitali. Bisogna lasciare i pascoli che fra poco saranno bruciati dal gelo e andare alla pianura dove resta un po' d'erba. Il rito della transumanza, così abituale in queste zone della Sardegna, esprime nella lenta processione del gregge la tristezza di ogni partenza, la malinconia con cui si lasciano le cose care e conosciute. I pastori staranno lontani dalle case per mesi interi. Eppure sono abituati a questa vita, ne accettano la vicenda come un normale fenomeno della loro esistenza. Ma i loro volti non si spianano al sorriso che raramente, e tutta la loro attenzione è quasi assorbita dalla fatica del cammino. Sulla montagna abbandonata, l'inverno arriva più in fretta che altrove. Questo è il momento in cui la ruota dell'anno ricomincia il suo giro e la vita si ferma. Nelle zone più alte la neve sembra spazzare ogni altro segno di vita dal paesaggio e trasformare i paesi in roccaforti assediate dal gelo. Ma non è la paura di questo freddo che fa vuote le vie, è che gli uomini sono quasi tutti lontani dietro il gregge e la vita dei campi è paralizzata. Soltanto le donne restano a custodire le case, assumendo sulle loro spalle il peso di tutta la famiglia. Gli unici uomini del paese sono ora gli artigiani, i ragazzi ancora troppo piccoli per la fatica della pastorizia e i vecchi.